Mero amico Charlie Brown, mero amico Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Ok, allora, come avrete visto sul blog, il Teo, dopo una seduta con tutti gli altri del blog, ha deciso di postare questo nuovo telefilm che andrà in onda il 23 marzo, cioè dopodomani. No, Kyle XY. E ha deciso di recensirlo, di scrivere una specie di trama, diciamo, in concomitanza della messa in onda. Vabbè, se le prepara prima, però poi le pubblica su Ok Notizie quando ci sarà la messa in onda, no? Diciamo che è una specie di sintesi. Così va bene. Allora, al concorso non ha partecipato ancora nessuno. So che sto coinvolgendo un ragazzo che si chiama Spoltora, che spero partecipi perché conosco le sue potenzialità. E poi hanno dato la loro adesione i Polpi Fritti, che hanno una docufiction su YouTube che vi invito anzi a vedere perché è piuttosto figa, molto surreale. E la 17ª puntata appunto sarà improntata sullo schifo, a quanto pare. Ok, al di là di questi deliri, iniziamo con la programmazione televisiva della settimana, a partire dal 22 marzo, no? Sta birra c'ha un sapore strano però. Forse il bicchiere. Va bene. Forza Lella, che siamo a 2 minuti e mezzo. Allora, 22 marzo, domenica. Ne avevo già parlato, ma vediamocelo. Rogo Pag. Pasolini, Gregoretti e Godard. Regia a 6 mani, no? Se non ho fatto male i conti. Con Schiaffino, Orson Welles, Guadagnazzi. Schiaffino, Orson Welles, Guadagnazzi. Poi abbiamo all'1,25 sulla 7. Poi abbiamo la versione di Lurman di Romeo più Giulietta, le 2,35 su Italia 1, ma si può benissimo evitare. Cosa invece da non evitare? Di Wim Wenders, The Blues, l'anima di un uomo. Naturalmente passato da Ghezzi alle 3:30 su Rai 3. Prima visione, sottotitolato, se credo. Insomma, tre artisti blues, la biografia di Skip James, Willie Johnson e Eleanor. Comunque, andiamo avanti. Sempre 22 marzo, domenica. Vediamo, Big Fish di Tim Burton, ok, alle 21 su Iris, alle 21 su Mia, Mulholland Drive di David Lynch. Poi abbiamo... Ah, dunque. Per i nostalgici, il vizietto giù 2 di Serro, con Serro e Ugo Tognazzi alle 21 su Comedy Central. Andiamo subito a lunedì 23 marzo. Dunque. Il texano dagli occhi di ghiaccio con Clint Eastwood, da qui era la famosa battuta quando un uomo con una pistola incontra un uomo con un fucile, eccetera, eccetera, se non sbaglio. Di Clint Eastwood con Clint Eastwood, la 23 e 20 su Rete 4. Un film strano di Fredklint, The Hunt, della Preda del 2003 che ho visto al cinema, dove si combatte col cali filippino. Tra l'altro è una cosa che... Qui del blog qualcuno ha fatto, ma non vi dico chi. Potete intuirlo, è il più bastardo di tutti. Comunque, ok, vediamo tutta la vita davanti di Virzì con la Ferrieri, Mastandrea. È stata un po' la rivelazione del 2008 come commedia italiana. Alle 21 su Sky 1. Poi ciao Pussycat con Ursula Andress e Peter Sellers, ma anche un giovane Woody Allen. Regia di Cliff Donner alle 21 su MGM. Rec, la paura in diretta alle 21 su Sky Max, mentre una 44 Magnum per l'ispettore Gallagher.
Non la so fare, l'imitazione di Clint Eastwood, va bene, avete preso in fallo. Con Clint Eastwood abbiamo detto che lo mettono su Sky Classics. Satira politica. Alle 23:10 su Sky Hits, l'uomo dell'anno, per Robbie Williams. Oh, un bel film camerattista, intimista, come piacciono a noi. Però ve lo dirò appena lo incontrerò. Dunque, abbiamo l'Impero del Sole alle 21:10 su 7 Gold o 7 Gold con un Christian Bale giovanissimo. Quindi è uno dei film meno conosciuti di Spielberg, secondo me, l'Impero del Sole. Poi Sognando Beckham con una Keira Knightley da censura, assolutamente, perché teenager è strafiga. È un gusto personale. E Jonathan Rhys-Meyers che poi farà Match Point e verrà lanciato da questo film di Woody Allen. Comunque, Sognando Beckham alle 21 su Rete 4, su Rai 4, scusate. Un film che non è piaciuto a nessuno. A me invece non è dispiaciuto per niente. La Tigre e il Dragone alle 21 su Sky Mania. Il Grande Fan, ecco il film intimista che vi dicevo, alle 22:50 su Resat Cinema, e poi su Calta alle 23 Coffee and Cigarettes con Tom Waits, Iggy Pop, Roberto Benigni, Jack White, un sacco di gente, Kate Blanchett, Steve Buscemi, c'era pure quell'altro tipo che mi piace parecchio, comico, Bill Murray mi pare, sì, Bill Murray. Alle 23 su Calt. Andiamo mercoledì 25 marzo. Anche come la sta pigliando comoda, che adesso non ci rientriamo sicuro. 13. Potete benissimo non guardarlo. Solo che è stato un fenomeno di quella stagione. Parlo del 2003 con Evan Rachel Wood e Nikki Reed, una sceneggiatrice e l'altra futura ragazza di Marilyn Manson. La promessa dell'assassino di Cronenberg. Stanotte pensavo a Cronenberg perché ho fatto un incubo. Comunque, vabbè. Pulp Fiction, sua maestà Pulp Fiction alle 21 su Sky High Definition. Ricomincio da 3 alle 21 su Sky Mania di e con Massimo Troisi e Lero Arena. Totò Fabrizi e i giovani d'oggi di Mattoli alle 21 su Sky Classics. Oggi mi sento canterina. Meu amico Charlie Brown, zio, Charlie Brown, hai capito? Tu che abbiamo? Atto di forza con il governatore della California, Arnold Schwarzenegger, alle 21 su Steo. Invece, alle 21 su Iris, un autentico cult. Travolti dal destino con Madonna e Giannini Figlio, regia di Guy Ritchie, ex di Madonna. Film che dicono è bruttissimo, non l'ho mai visto. Lassù qualcuno mi ama sul mondo della box, alle 21 su Sky Classics con Paul Newman, intanto Travolti dal destino alle 21 su Iris. Ho già finito il tempo, perfetto. Ferro 3 di Kim Ki-duk alle 23 su Cult. Andiamo a venerdì 27. Ma niente, niente, niente. Niente, niente. La donna che disse 2 volte Mr. Hitchcock al 15:30 su Rete 4. Se mi lasci ti cancello alle 21 su Sky Mania. Sabato 28 marzo. Non è un paese per vecchi, alle 22:55 su Sky 1. Fratello dove sei? Alle 21 su Joy. Pace e amore, odio e guerra.